iniziato tanti anni fa, se non sbaglio a Punta Riccione, in un bar di Riccione a 1.000 lire al giorno. Sono passati 60 anni, Beppe, 60. Un numero pari, 60. Sì, sono passati tanti anni e è stato bellissimo. Sono corsi via in un modo incredibile perché se mi volto dico ma già 60 è impossibile. Eppure è andato così, 60 anni, 60 anni di incontri con migliaia e migliaia di persone, bellissimo insomma essere ancora qua a raccontarmi, la cosa più bella. Tra l'altro voi siete nati in un periodo molto fervido per la musica, gli anni 60, però dove i gruppi, anche i singoli, partivano, sparivano dopo 3 mesi, e pensare oggi di essere il gruppo più longevo d'Italia, forse uno dei più longevi del mondo. Siamo secondi al mondo dopo i Rolling Stone. Cosa vuoi? Noi siamo sempre stati un po' fuori dalle mode, capito, da tutte queste cose qua. Perché dico sempre, se sei di moda, dopo la moda cambia. Hai capito? Se hai un tuo essere, un tuo credo, che puoi piacere o non puoi piacere, poi puoi piacere a pochi o tanti. L'importante è che siamo convinti noi di quello che facciamo, che proponiamo alla gente. Se siamo ancora qua dopo 60 anni, avremmo fatto sicuramente tanti errori, però siamo sempre stati coerenti. Beh, non si arriva a questa longevità per caso. Cartoline da qui, il nuovo album. Cartoline sembra un ossimoro in un mondo in cui si viaggia solo con i social. Sì, è vero, infatti è bellissimo queste cartoline da qua. Infatti noi ne abbiamo distribuite un po', omaggiati, in modo che per spingere la gente a scrivere una cartolina che ormai non la fa più nessuno. Però quando si riceve una cartolina fa sempre piacere. C'è il fatto dell'attesa, come le foto, no? Facevi le foto, aspettavi una settimana, di 24 ne buttavi 21. Sì, ma così, dai. Però è tutto bello, insomma, una grande soddisfazione. Non avrei mai pensato, comunque, di arrivare a 60 anni, specialmente dopo la morte di Augusto, che poteva finire tutto. Ci abbiamo creduto, siamo andati avanti, sapendo bene quello che andavamo incontro. Che poteva anche veramente, potevamo rovinare tutto quello che avevamo fatto con Augusto, mi sarebbe spiaciuto tanto, però siamo ancora qua, quindi, perché abbiamo proseguito sulla SIA, no? Non abbiamo cambiato, l'ho detto anche prima. Pur adattandosi chiaramente un po' all'evoluzione dei temi, ma mantenendo la coerenza. Ma mantenendo la coerenza nei testi, in queste cose, il banale l'abbiamo sempre messo da una parte, quindi perché non è che siamo più intelligenti degli altri, crediamo in quello che facciamo. A proposito di testi, Dio è morto, censurato dalla RAI e invece portato avanti dalla Radio Vaticana. Certo, è vero, è una cosa verissima, ha dell'inverosimile, non sembra, sembra una cosa così, no, strana, invece è andata così Radio Vaticana, ma anche la RAI aveva capito di cosa si trattava, forse pensava che il pubblico non fosse pronto a ricevere un messaggio di questo tipo, che poi è una canzone di speranza, perché se Dio muore è per 3 giorni poi risorge, quindi più speranza di questa. Ecco Beppe, noi qui siamo a San Michele di Morfasso, è la frazione di un comune che in totale non arriva a 1.000 abitanti, 1.000 residenti, e è una zona che ha pagato un prezzo molto alto all'immigrazione in Argentina, in Sud America, in Francia, in Inghilterra. E quindi il discorso delle radici è qualcosa di determinante per questa gente. E mi viene in mente un brano, 1997 se non ricordo male, Le strade. Potrebbe essere scritto oggi quel brano, sbaglio? No, ma guarda, molte nostre canzoni, alcune purtroppo dico sono attuali. Mi spiace dire questo, perché se siamo ancora qua vuol dire che tu hai citato Le strade, ma te ne posso citare altre 100 o di più. Perché sembrano veramente, non abbiamo, come ti ho detto prima, non abbiamo mai pensato alla canzone di moda, usare il linguaggio di moda. Abbiamo sempre pensato in quello in cui ci veniva fuori, dentro da noi, per trasmetterlo alla gente. Dopo è chiaro che non puoi piacere a tutti, e dopo uno lo scopre, fa... Guarda, io sono stato al Cardinale Zuppi, che mi ha voluto conoscere perché conosceva un po' di canzoni e ha voluto che gli raccontassi di una canzone. Quindi... di una canzone del 77 addirittura, che lui è rimasto impresso, che dice ho visto uccidere Cristo e non ho potuto fare niente. È stato bellissimo l'incontro, è stata una cosa di quelle che ti fanno pensare, cioè, porca miseria, penso questo qua che incontra Putin, incontra il presidente americano, poi vuol vedere me,
Dato in questi giorni ha un incarico che è il più delicato al mondo. Lui direi che, vabbè, comunque è un... Ma ti ha chiesto qualche consiglio? No, consigli no, no, non penso che li chieda a me. E poi la cosa ancora migliore, l'incontro col Presidente della Repubblica, quella è la ciliegina sulla torta alla mia carriera dei 60 anni. Un piccolo ricordo dell'incontro con Fidel? Beh, è bellissimo, gli hanno chiesto, ma lei chi ha incontrato in Italia? Gli Zagnelli, il Presidente Dini e i Nomadi. Beh, insomma, una bella lista. E direi, Beppe, insomma, per arrivarsi alla conclusione di questa chiacchierata molto simpatica, portare avanti con coerenza appunto per 60 anni il vostro tipo di musica è anche una questione di coraggio, o sbaglio? Ah, ce ne vuole tanto, però l'importante è credere in se stessi. Noi siamo riusciti ad andare avanti perché crediamo in noi stessi, capito? Non ci siamo mai fatti prendere dalle chimere, dai successi, vieni a abitare a Milano, vieni a Roma, no, noi stiamo nei nostri paesi, stiamo bene, capito? Con i piedi ben piantati per terra, non ci siamo mai montati la testa, anche perché non è il caso. Quindi che vuoi che ti dica? Prima parlavamo di Francesco, l'Emilia è una fucina importante nel mondo della musica. Beh, direi fai te, da Guccini a Vasco Rossi a Ligabue a Zucchero, poi che abbiamo qua i Nomadi, le Chepi, i Corvi, Laurietta Berti anche. Laurietti, la Milva che non c'è più, poverina, Liva Zanicchi, beh guarda che non è roba da poco. Ma infatti lo notavo, insomma, no, e non sarà un caso, io dico. Ma cosa vuoi, si vede che nel DNA di noi emiliani c'è questa roba qua. Un bicchiere di Lambrusco di Barbera che fa sempre bene. Sì, che tiene alto il morale, che è importante. Okay, e l'ultima cosa, appunto ritorniamo a parlare di 60 anni, ma farà 60 anni ascolteremo la musica che passa in radio adesso? No, secondo me no, lo sono lapidare. Forse neanche fra 6 mesi? Ma guarda, leggevo sul giornale quello che è successo a uno di questi rapper qua, gli si è spento l'audio tunes e la gente ha cominciato a fischiare perché stonava così. Non penso che vada avanti ancora tanto questa storia qua. Mi dispiace un po' perché c'entra poco con la musica. Non è, attenzione, però vuol dire anche una piccola premessa. Quando sono nati i complessi dicevano che rovinavano la musica, proprio a dirle tutte le cose, ma questa non è musica. Appunto, è qualcosa di diverso. È un'altra storia. Grazie Beppe, un saluto a chi ci ascolta da Morfasso TV, siamo una piccola TV molto seguita dall'estero proprio per gli immigranti. Mi fa molto piacere, io amo molto emigrare quando posso in Argentina in modo particolare, ciao. Allora un saluto particolare all'Argentina, grazie Beppe e buon concerto. Grazie, gentilissimo.